Ti insegno un gioco di carte che puoi fare con un qualsiasi mazzo, da scala 40, ramino, napoletano, quello che vuoi. Mescoli il mazzo di carte, ma glielo puoi far mescolare anche a lui, dopodiché gli farai pescare una carta qualsiasi, tipo questa qua, gliela fai vedere e memorizzare. Nel frattempo tu farai tre mazzetti col mazzo che hai in mano. Fagli mettere la carta su uno di questi tre mazzetti, quello che preferisce, facciamo finta che decida questo qua. Gli fai fare anche un altro taglio, gli fai fare un altro taglio e gli fai fare un altro taglio. Ora che abbiamo tagliato il mazzo in più mosse, facciamo una cosa. Gli chiede allo spettatore di guardare se c'è la sua carta da qualche parte nel mazzo. Prova a vedere se la vedi, gli chiedi. Dai, dimmi se la vedi, dimmi se la vedi. Facciamo così, metto un po' di mazzetti giù, eh. Ecco qua. Secondo me sto già capendo che carta è, ma tu concentrati, eh. Io forse ho capito, faccio le ultime cose così. Credo di aver capito qual è la carta dello spettatore. Rimetti insieme tutti i mazzetti, ok? Dopodiché gli dirai, guarda, secondo me la tua carta, dimmela, 5 di quadri, vediamo, C-I-N-Q-U-E, 5, D-I, Q-U-A-D-R-I, 5 di quadri. È un vecchio principio, ma bellissimo, che stupisce ancora. Vuoi sapere come si fa? Te lo spiego subito. Per fare questo gioco ti serve la carta chiave, ovvero una carta che memorizzi in fondo al mazzo. Ad esempio qua in questo gioco io dovrei memorizzare il 6 di picche, ma tu puoi tagliare, puoi mescolare, guardi un attimo e vedi che il 7 di fiori è quella che ti serve. Oppure dopo aver mescolato dici guarda tutte carte casuali in disordine, guardi sempre quella in fondo e la guardi solo tu e non gliela dici. Oppure, come ho fatto io, l'ho memorizzata facendo il faro shuffle e quindi guardo che quella che sarà in fondo sarà il 7 di fiori e sono pronto per cominciare. Una volta che hai memorizzato la carta chiave, farai pescare una carta da in mezzo, quella che preferisce lo spettatore. Tu sai che in fondo in questo caso è la donna di cuori e te la devi ricordare. Questa carta la fai vedere, non ti interessa sapere che carta sia. Dividi il mazzo in tre, la parte in alto, la parte in mezzo e la parte in fondo. Qui sotto ci sarà la tua carta chiave. Ora, devi fare due mosse o tre mosse in base a dove metterà la carta lo spettatore. Ti serve mettere la carta dello spettatore pescata dove c'è la carta chiave. Quindi, se lo spettatore decide di metterla qua, tu non fai altro che fare così, in modo che la carta chiave coprirà quella dello spettatore. Quindi, farai così e così, e sei pronto per cominciare. Altrimenti, la tua carta chiave è sempre qui, ok? Se la mette qui dove c'è la tua carta chiave, devi fare come ho fatto io nel gioco, ovvero tagli questo per creare un po' di confusione in più e tagli questo, ma questo va messo sempre in cima ai tre, ok? Oppure, terza opzione, se la carta pescata sua la metterà qua, questo dovrà essere in mezzo, quindi così, ok? Tu sai qual è la carta chiave, facciamo finta che in questo caso io abbia il 3 di cuori come carta chiave. Lo spettatore pesca una carta, gliela fai vedere, dividi il mazzetti, ecco qua, e lo spettatore la mette qua. Tu sai adesso che la carta chiave è il 3 di cuori che devi tenere a mente, quindi facciamo questo movimento perché l'ha messa al centro. Ora farai 5 mazzetti, il primo lo fai di qualche carta. Il secondo lo farai finire proprio dove c'è la carta chiave, il 3 di cuori, ok? Quando tu vedrai il 3 di cuori, dovrai andare sul terzo mazzetto. Tu saprai già adesso che la carta dello spettatore sarà il 4 di fiori, quindi dovrai fare lo spelling di 4 di fiori. Vai avanti. Qui il quarto mazzetto metti un po' di carte casuali. Il quinto devi contare e fare lo spelling della carta, quindi Q, U, A, T, T, Ro, R, O, D, I, F, I, O, R, perché la I sarà la carta sua, quindi 4 di fior. Vai avanti mettendo queste carte in questi 4 mazzetti, quello che preferisci, puoi anche metterne due qua, l'importante è che non tocchi più queste.
Ora questo mazzetto va messo per forza sotto questo, perché qua c'è il 4 di fiori e qua c'è il suo spelling. Quindi queste due vanno messe così, ok? Queste qua le puoi mettere come vuoi, in ordine casuale, sempre sotto. Ora il gioco è finito perché facendo lo spelling di 4 di fiori è QUATTROODIFIORI e hai la sua carta. Gioco semplice ma di grandissimo effetto. Se ti è piaciuto questo video, salvalo subito tra i preferiti e condividi se ti piace la magia.